Amiche ed amici di Sporti Romagna, ben trovati. Oggi diamo spazio al nostro appuntamento dedicato ai Tigers Forlì, con pagine, come sapete bene, della Serie B di basket. Con noi in diretta oggi c'è un graditissimo ospite, coach Gabriele Razzini. Ciao, buongiorno e benvenuto. Ciao, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi. Allora, Gabriele, raccontaci di te. Allora, prima di tutto, di cosa ti occupi con la maglia arancione dei Tigers? Cosa fai? Sono responsabile tecnico del settore giovanile e sono a Forlì da metà settembre circa, quindi è una situazione un po' particolare in una realtà in crescita come Forlì, come il nostro settore giovanile. E poi mi divido fra questo e altre mie attività. Ok, di dove sei tu? Sono toscano puro sangue, nato e cresciuto a Montecatini Terme, vivo a Lucca. Ah, ok, proprio toscano doc. Allora, come sei arrivato qui a Forlì? Guarda, è stata una situazione un po' rocambolesca all'inizio, perché io ho iniziato la stagione allenando la squadra femminile di Massa e Cozzile con gli obiettivi di vincere il campionato. Sì. Ci sono state un po' delle incomprensioni, non tanto con le ragazze quanto con la proprietà, e allora ho deciso di farmi da parte. Nel tempo di una settimana, 10 giorni, si è dimesso il responsabile del settore giovanile dei Tigers. Io avevo già lavorato con Gianpaolo Di Lorenzo e ero molto in buoni rapporti con Gabriele Foschi. Okay. E c'è stata questa opportunità inaspettata. Tra l'altro la Romagna è sempre stato un posto in cui ho sempre buttato un occhio, sia fisicamente che come esperienza di vita, e quindi è partito un po' in quel momento lì. Tu lavori anche con i giovani dei Tigers, di fatto, e quanto è importante all'età comunque, dei ragazzi che tu alleni, quindi dei ragazzi giovani, l'approccio anche al gioco, non come non a livello agonistico, ma a livello anche mentale, a livello anche proprio per la crescita dei ragazzi? Ma è molto importante, e secondo me il ruolo dell'allenatore è proprio quello di educare sia il ragazzo ma anche un po' la famiglia, in seconda battuta, all'importanza dell'approccio mentale. Ti dico la verità, negli ultimi 5-6 anni credo che sia cambiato molto il modo di stare in palestra, e confrontandomi un po' anche con gli insegnanti, è proprio cambiato il modo anche degli insegnanti di lavorare a scuola, quindi è un po' una sfida quotidiana su più fronti, ecco. Ho capito. Benissimo. E tu, so che hai anche progetti extra Tigers, un po' negli Stati Uniti, un po' il centro tecnico federale, ci vuoi raccontare qualcosa? Guarda, il discorso Stati Uniti è nato nel 2012. Prima di tutto, scusa, come si chiama il progetto? Allora, Full Court, che è la compagnia di cui sono creatore, insieme ad Alessandro Petrini, che è il mio socio, vive a New York. È nato il gennaio dell'anno scorso, 2017. E ci occupiamo, full court vuol dire tutto campo, sì. ci occupiamo di dare opportunità a tutto campo agli studenti atleti. Età? Parte da età da generalmente 14-18, poi quest'anno ci siamo allargati anche ai giocatori senior, però la nostra fascia d'età è 14-18 anni. La mia esperienza negli Stati Uniti nasce nel 2012, con i primi viaggi in New York, Arizona, dove ho anche vissuto per 2 anni facendo avanti e indietro. È nato con i camp puri e semplici ed è andato avanti dicendo: ok, facciamo qualcosa di più che un semplice camp, cerchiamo di dare opportunità che siano proprio di crescita personale a tutto campo, e da qui il nome Full Court. E quest'anno abbiamo iniziato anche con il progetto delle borse di studio, cioè se un ragazzo italiano ha delle qualità come studente e come giocatore, attraverso i nostri servizi può provare a studiare e a giocare nei college americani, dove le rette sono molto alte, quindi sfruttare le proprie capacità per avere delle borse di studio è una cosa in cui noi possiamo facilitarlo. Certo, ok. È una cosa che mi gratifica molto, non è facile gestire il doppio impegno tra Tigers e Full Court, c'è tanto sacrificio dietro. Però la possibilità di aiutare i giovani e di mettermi a loro servizio è una cosa che è molto, molto gratificante, molto più dell'aspetto proprio
puramente economico, che in questo momento, detto proprio per noi, non è prioritario. Certo, Siamo chiaro. ancora in una fase di embrione. Qualcosa, prima ci siamo sentiti, prima di andare in diretta, mi hai detto che c'è anche qualche aneddoto curioso legato alla tua esperienza negli States. Una curiosità. Sicuramente è stata un'esperienza molto, molto bella che io spero di rifare in futuro una volta terminato il mio percorso qua ai Tiger. Il mio obiettivo è allenare negli Stati Uniti perché là c'è una competitività e delle strutture inimmaginabili. Per un allenatore italiano è sempre molto difficile essere accettato e rispettato dal mondo americano, perché comunque là hanno inventato la pallacanestro, là la mentalità dello statunitense è molto egocentrica, è molto americano-centrica, quindi Certo. arrivare da allenatore praticamente sconosciuto a comunque farmi rispettare nelle scuole medie dove allenavo, nei programmi dove allenavo e avere ancora un po' di business là con i camp, con tutte le altre attività che faccio è molto, molto gratificante. E quello che trasmetto sempre ai ragazzi, quello che trasmetto sempre ai ragazzi, è che poi è sempre importante quello che si fa e la continuità che si dà al lavoro, no? E penso di essermi guadagnato il rispetto che ho avuto là, semplicemente arrivando per prima del primo degli altri e andando via dopo gli altri in palestra, cercando di prepararmi in quello che facevo. E poi ci sarebbero veramente delle giornate da raccontare di quello che può succedere là con la pallacanestro. Qualcosa al Da volo. tanto, guarda, penso ai tornei U dove volano veramente delle botte a tutte le età, ragazzi di 14 anni che hanno una competitività spietata perché là un giocatore nasce con l'obiettivo di giocarsi le sue carte per diventare un giocatore vero. E fare di questo una possibilità di risparmiare sulla retta scolastica, si parla di Sì. 30-40 mila dollari l'anno, Però. e quindi là mi capitava di allenare 3 volte a settimana, più la partita a fine settimana, la squadra di pallacanestro, dove poi gli stessi giocatori facevano anche altri 2 o 3 allenamenti con la squadra di football, oppure Ah. poi magari la sera noi facevamo programmi di dopo scuola dove venivano gli stessi ragazzi a fare allenamento individuale, oppure mi è capitato un genitore di un ragazzo di 11 anni che mi ha detto: guarda, mio figlio deve migliorare al tiro, ti pago 45 dollari l'ora se migliori mio figlio al tiro, cosa che magari qua a 11 anni non pensi magari a fare attività motoria o con un certo tipo di Certo, progetto. Quindi certo. indipendentemente dal giusto o sbagliato, questa grande energia, questo grande allenarsi a tutte le ore, giocare nei playground, sfidarsi, credo che sia un qualcosa che sia importante anche da trasportare alla nostra realtà, anche al nostro settore giovanile, nel nostro piccolo, ecco. Chiaro. Noi Un'altra, viviamo un po' lo certo. sport come intrattenimento, come gioco, che è una cosa bella. Secondo me è importante viverlo anche come senso della sfida, come Certo. opportunità di misurarsi con se stessi e con gli altri. Mi hai raccontato dell'offerta della mazzetta, come diremmo noi in Italia, ma i genitori di questi ragazzi, per quanto tu possa aver visto, sono scatenati come i genitori italiani o c'è comunque un limite, si contengono? Ma guarda, mi è capitato di giocare nella vecchia compagnia dove lavoravo, cioè avevamo organizzato una sorta di torneo perché c'erano tanti iscritti e avevamo creato una nostra piccola lega. Un sabato mattina, noi giocavamo il sabato mattina, c'erano due genitori molto esagitati e l'arbitro li ha espulsi dal palazzetto. La settimana dopo abbiamo invitato un'altra squadra di un quartiere di Phoenix un po' caldo, no? Famiglie povere, famiglie un po', come si può dire in italiano, Un po' problematiche. calde. Ah, ok. Addirittura avevamo il poliziotto che ha accarezzato la pistola per far capire a loro che Pensa non era il caso di essere così irruenti e volgari. Poi a te. Chiaro. credo che in tutto il mondo il genitore. E io non sono padre, quando lo sarò penso che sarò anch'io il primo fan di mio figlio o di mia figlia. È sempre un po' un intenditore, no? Per cui bisogna Certo, anche beh. capire il trasporto che ha un genitore. Quindi sia in Italia, a tutte le latitudini dove ho allenato, sia in America il genitore è un po' uno che pensa
sapere, magari guardando solo la partita, non seguendo la settimana di allenamenti, ed è una cosa un po' da gestire, e tutto il mondo e il paese è veramente in questo. Noi che ci lamentiamo dei genitori italiani, alla fine... No, ma guarda, io sono, guarda, si dice sempre, nel mondo degli allenatori, no? C'è sempre la solita frasetta, voglio allenare figli orfani. Io credo che il genitore sia una parte importante, perché poi alla fine il figlio è suo, e quindi quando c'è rispetto dei ruoli è giusto anche coinvolgerli, magari sì. Non parlando di scelte tecniche, però far capire loro che quello che tu fai viene da un ragionamento, e non perché ti svegli la mattina con un'idea nuova così, bislacca, certo. Ma è tutto fatto per la crescita del loro figlio, e cercare e noi allenatori in genere cerchiamo di costruire un percorso intorno a loro. Ok, intanto guarda, ne approfittiamo perché salutiamo chi ci sta ascoltando adesso in diretta, tra cui il brand manager dei Tigers, Ettore Zito, sempre attento e sempre vicino a noi, e chiaramente ai Tigers e a Sporti Romagna. Ciao Ettore. Grazie Ettore, è veramente un piacere lavorare con Ettore, con Massimo Frambois, con Giulio Razzerini, che già seguivo da prima di arrivare ai Tigers. Penso che in Italia siano poche le società che possono permettersi uno staff comunicazione così, se lo dico... Confermo. Specialmente nella realtà forlivese. Comunque, oltre al camp, anche i centri federali. Sì, è un'esperienza molto bella. A 35 anni è la prima volta in vita mia che faccio parte degli staff della federazione, e quindi ogni volta che indossi la maglia azzurra o comunque fai parte di queste cose, per me è un brivido. La mia generazione è ancora legata molto a questi valori, e arrivarci dopo tanta gavetta, dopo anche annate importanti, per me è sempre un brivido, ti dico la verità, perché mi sento un po' fuori, no, dal mondo della federazione, non mi sento tanto a questi giri, però il fatto appunto di essere riconosciuto come allenatore dalla FIP Emilia Romagna è bellissimo, gratificante. L'Emilia Romagna è una delle regioni più competitive in Italia, con più talento, con più storia, dove ci sono un sacco di società, un sacco di giocatori passati in nazionale, e quindi è veramente bello. E poi adesso stiamo allenando giocatori giovani 2002, 2003, 2004, che secondo me sentiremo e vedremo a livelli molto alti. Quindi per me dare il mio piccolo contributo, poter trasmettere la mia passione, poter far parte di questo è bello. L'altra sera a Bologna abbiamo fatto parte della giornata azzurra con coach Antonio Bocchino. Bello. Insieme a me nello staff ci sono Roberto Casoli e Gus Binelli, che sono due giocatori che io da piccolo guardavo in televisione. C'è anche un po' di emozione poi. Sì, perché poi alla fine io la vivo sempre come nasco come tifoso, cioè la mia storia è nasce come giocatore delle giovanili a Montecatini, e poi ho iniziato a allenare lì, ed ho sempre mantenuto, cercato di mantenere la parte del tifoso, dell'appassionato. Tutte le volte che magari mi confronto con un giocatore, o che alleno un giocatore importante, o che lavoro con un allenatore importante, cerco sempre di viverla così, e quindi quando riesco a confrontarmi con queste realtà, per me è veramente gratificante. E spero che questo contribuisca anche alla crescita dei Tigers, che è la società che mi ha dato fiducia, che paga il mio stipendio, che mi ascolta, che mi dà responsabilità, e quindi spero di dare indietro qualcosa anche a loro, oltre che alla mia esperienza personale. Certo, chiaro. Guarda, sei stato molto molto disponibile, molto chiaro, ci hai spiegato, ci hai fatto anche sorridere con gli aneddoti, ci hai spiegato un po' come funziona il mondo, ci hai fatto una panoramica completa della tua attività Tigers ed extra Tigers. E ti lasciamo, so che sei molto impegnato come più o meno tutti i nostri ospiti qui con le nostre dirette quotidiane. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Io ti ringrazio. Grazie. Ti sento a fare un paio di inviti. Certo. Se noi sabato giochiamo con la prima squadra a Lugo, ed è una partita importante per tutti e due, quindi invito tutti quanti a seguirci.
invito tutte quante le famiglie ad avvicinarsi al mondo del settore giovanile Tigers, che è in crescita e che cerca sempre di proporre delle idee su misura per i ragazzi. Come dicevo prima, abbiamo un ottimo ufficio marketing e branding, quindi non mancheranno le notizie e gli eventi. Cioè, sì, quello... come full court invito tutti a seguire il sito internet www.fullcourt.it, invito tutti i ragazzi giovani dai 14 anni in su a partecipare ai nostri eventi a Parigi quest'estate, a Orlando, in Florida. E invito tutti quanti a continuare a seguire Sport in Romagna. Troppo buono. E vi assicuro che questa non era preparata. Quindi, grazie, sei stato molto, molto gentile. Per oggi è tutto. Vi aspettiamo sul nostro sito per tutte le news, gli approfondimenti, per ascoltare i nostri podcast della nostra web radio, la prima che si occupa dello sport romagnolo e sammarinese. Per oggi è tutto. Ancora una volta, buona giornata dalla voce di Simone Feroli.